Allora, facciamo un breve riassunto di quello che abbiamo fatto fino ad adesso. Siamo arrivati qui la mattina, questa mattina presto, era ancora buio. Abbiamo settato prima la nostra macchina fotografica, abbiamo visto come controllare i parametri tecnici, quelli critici e quelli non critici della nostra fotocamera. Dopodiché ci siamo spostati dall'altra parte di questo promontorio e abbiamo cominciato a fare a scattare le nostre prime immagini, visto che il posto si prestava e le potenzialità erano buone. I primi scatti sono stati fatti, diciamo così, senza alcun accorgimento. Dopodiché abbiamo cominciato ad utilizzare tempi via sempre più lunghi, a partire da un secondo, fino ad arrivare poi a 4-5 secondi. Abbiamo cominciato a giocare con le onde a questo punto, e abbiamo visto la differenza che c'è tra un'onda calante e un'onda a livello di, naturalmente, di resa fotografica, tra un'onda che sale e un'onda invece che rifluisce. Abbiamo fatto molte foto in questo modo e abbiamo cominciato a utilizzare poi i filtri per allungare ulteriormente i tempi. Filtri ND, da prima l'ND64 con cui abbiamo realizzato alcune parecchie fotografie, ottenendo questi begli effetti dell'acqua in movimento. Dopodiché abbiamo anche siamo passati a utilizzare un filtro ancora più pesante dal punto di vista della luce che taglia, e abbiamo cominciato a fare fotografie di tipo diverso, perché abbiamo cominciato a scattare a 30 secondi, 20 secondi, 25 secondi. Siamo passati dall'effetto setoso sull'acqua all'effetto nebbia di questo altro genere di fotografie. Abbiamo fatto anche alcuni esperimenti montando i due filtri in cascata uno sull'altro. All'inizio ci hanno dato alcuni problemi dal punto di vista delle rifrazioni, finché poi dopo li abbiamo corretti, ottenendo delle foto veramente significative. Infine ci siamo spostati su questa location, che forse rappresenta la migliore delle situazioni che abbiamo trovato oggi, in cui c'erano queste rocce che si diramavano così, con questa doppia diagonale, e qui abbiamo realizzato una serie di fotografie che secondo me sono abbastanza significative dal punto di vista del motion blur. Dopodiché ne abbiamo fatte molte di queste foto, ognuna di queste, sono curioso di vederle sul computer, perché molte di queste mi sembrano buone, ognuna di queste è diversa dalle altre. Dopodiché ci siamo anche spostati dalla parte opposta di questa cliff, di questa scogliera precipite, e abbiamo cambiato il nostro modo di approcciarci al paesaggio, e anziché dopo qualche scatto iniziale sempre con un grandangolare, sempre con il 16-35 mm, abbiamo cominciato a fare degli esperimenti utilizzando un medio teleobiettivo, un telezoom, il 7200 f4. Dopo i primi scatti ci siamo resi conto che i risultati non erano molto, molto apprezzabili. Abbiamo aggiunto il moltiplicatore di focale, l'1.4, e le cose sono migliorate notevolmente. Dopo qualche esperimento, alla fine abbiamo aggiunto il filtro, anche qua il big stopper, e abbiamo ottenuto delle foto molto astratte e molto molto belle, molto significative, con questa nebbia e con questa compressione dei piani, che ci hanno reso una foto abbastanza gradevole, una serie di foto abbastanza gradevoli, abbastanza artistiche tutto sommato, e le abbiamo fatte sia in orizzontale che in verticale. Bene, questo è quello che abbiamo fatto finora, siamo quasi a metà della giornata, ci sposteremo su
in un'altra area, in una zona del parco nazionale, sulle pozze di marea, dove vedremo che la fotografia di paesaggio può anche essere una fotografia di dettaglio. Come ho detto prima, e come è il caso per esempio di questa ultima fotografia, non è una fotografia di paesaggio in senso lato, in senso stretto, cioè in senso generico, come siamo abituati a vederle, con un orizzonte e tutto il resto. È una fotografia di paesaggio senza orizzonte, ma è pur sempre una fotografia di paesaggio. E da questo discorso scenderemo ancora più nel particolare quando andremo a fotografare dentro le pozze di marea le trame, le texture, e vedremo che anche lì, utilizzando obiettivi più lunghi, avremo dei risultati ancora diversi.